Pronto? Sì, 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 Bugi, sono io. Chi parla? Enrico? Enrico chi? Passa il tempo. No, no, perché io no. No, questo è più grande. Sì, è vero, fui io che ti spinsi a ingegneria. Io lavoro con una cosa simile. Quelle sono le macchine che si chiamano strutture circolare sanitarie. Vedi, questo qua sarebbe... Sì, 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 è vero, è vero. Ne abbiamo fatte di cose, sì, sì, sì. Cazzo, cazzo, cazzo! Sono le 4 e siamo ancora in giro. Io domani ho l'esame di macchina. Che sarà mai? Stai calmo. Se ti fanno il culo, tanto lo ridai. Tanto Paparino non ti ha mai fatto niente. Ah. Come, scusa? Mi vuoi incontrare? Ma sì, certo, certo, ci possiamo incontrare, sì. Non so, per un aperitivo, per esempio, nei prossimi giorni. Subito? No, non posso. No. Domani. Sì, 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 domani, sì, 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 sì. Vabbè, vabbè, domani. A casa tua? Ma... No, non ho da scrivere adesso. Senti, facciamo così. Adesso ti do il mio numero di cellulare e tu mi mandi l'indirizzo con un SMS, ok? Sì, sì. 347, da scrivere? 347-29357. Sì. Sì, sì, sì. Va bene, d'accordo. Sì, sì, verrò solo. Sì. Sono solo. Va bene, a domani. D'accordo. Ciao. Vuole vedermi dopo 40 anni, come se ci fossimo lasciati ieri. Perché mi ha chiamato dopo tutto questo tempo? Cosa vuole da me? Ma sì, magari va pure a finire che sarà una bella rentrée. Sulle giù di
Sei sposato? Lo sono stato. Magnifico. Anche tu. E senti, ti offro, ascoltami, ascoltami bene, ti offro metà della mia azienda. Oh, socio paritario, niente di particolare. Ma io intanto mi libererò di tutte le carogne che mi circondano. Sarai la mia salvezza e io sarò il tuo colpo di fortuna. Sarai la mia salvezza ed io il tuo colpo di fortuna. Ma a che prezzo? Come gli è venuto in mente? Ma che cosa sa di me? Come può fidarsi? E poi si è chiesto se mi interessa. Questo è male.